Il progetto di costruzione di impianti di distribuzione tecnologici nei pressi dei centri commerciali Coop è iniziato nel 2012. In novembre era stata aperta la prima stazione di servizio carburanti a Cantù, in provincia di Como, in un'area adiacente al centro commerciale Mirabello. Nel 2014 a Mapello, in provincia di Bergamo, la seconda, presso il centro commerciale Continente. A fine 2015 a Crema, in provincia di Cremona, la terza, presso il centro commerciale Gran Rondò. E la quarta, l'ultima in ordine di tempo, a Opera il 10 ottobre alle porte di Milano. Dopo aver fatto shopping al centro Opera, ora si potrà anche fare il pieno presso il nuovo distributore di carburanti Enercoop. Nella spesa delle famiglie il costo dell'autotrasporto è un costo notevole e noi siamo una cooperativa di consumatori, quindi dobbiamo adeguarci non solo ai consumi alimentari, ma anche, questo è il caso, ad altri consumi che sono sempre nel budget familiare. Abbiamo scelto di completare l'offerta di questo centro commerciale che è stato aperto 15 anni fa, introducendo appunto la vendita dei carburanti. Non l'abbiamo fatto con l'ottica di fare una stazione di servizio generica in più. Si chiama Enercoop perché ha le garanzie di Coop, per cui ogni cisterna che scarica ha un controllo qualità che deve mettere in sicurezza il consumatore. Ha tutta la tecnologia nuova, quindi la possibilità di ricaricare il serbatoio con un tempo rapidissimo, cosa che non è in tutte le stazioni di servizio tradizionale. Soprattutto ha anche i contenuti energetici del futuro, quindi una pensilina con fotovoltaico, ma soprattutto anche la possibilità di ricaricare le auto elettriche, che in futuro pensiamo anche per il piano di trasporti nazionali dovranno incrementarsi soprattutto in Lombardia. Per quanto riguarda il ricarico delle auto elettriche abbiamo scelto evidentemente la migliore tecnologia possibile, quindi in 40 minuti l'auto elettrica viene completamente ricaricata e quindi riprende tutta la sua autonomia di servizio. Questa è la quarta stazione di servizio Enercoop in Lombardia, la 33esima in Italia. Questo in un'ottica di sviluppo anche futuro, abbattere e ridurre i tempi di ricarica e naturalmente un'ampia visione per quanto riguarda gli sviluppi. Sì, teniamo conto che Coop, almeno in Lombardia, non è interessata a fare diciamo così, commercio di carburanti o stazioni di servizio fuori da quello che è l'ambito dei propri centri commerciali. Quindi noi insieme alle altre cooperative che hanno aderito a questo progetto sviluppiamo un servizio integrativo a quello che è la nostra, diciamo così, funzione d'origine, che è la gestione dei supermercati e degli ipermercati a marchio Coop. Quindi Enercoop saranno stazioni di servizio che oggi a Opera, ieri a Crema, Mapello e Cantù sono abbinate e nei piazzali dei centri commerciali. Questo nuovo distributore di ultima generazione è stato pensato per offrire praticità e convenienza, dove qualità e controllo vanno a braccetto, con particolare attenzione agli sviluppi futuri e anche al discorso ambientale. Qui siamo a Opera, siamo nell'Interland milanese, Coop Lombardia ha aperto quindi la quarta stazione, siamo a 32 in Italia e la carta vincente, a mio avviso, è quella che Coop Lombardia è riuscita a sviluppare un prodotto di qualità veramente alto, perché
Stiamo parlando di un distributore molto strutturato, ma soprattutto che ha la capacità di proporre ai clienti dei prezzi davvero molto convenienti. Ma la vera novità è l'aspetto qualitativo dei carburanti. I carburanti io posso davvero asserire che sono di qualità estremamente alta. Perché? Perché insomma tutti acquistano in modo trasversale i carburanti in Italia, quindi Coop, come tutte le altre grandi insegne, acquistano da Eni e da altre insegne. La differenza è ciò che accade poi in piazzale. Quindi il cliente deve trovare un prodotto che sia davvero raffinato e qualitativamente idoneo quando, nel momento in cui arriva nelle nostre cisterne, viene verificato attraverso un cilindro che verifica la qualità del prodotto e solo se idoneo viene poi immesso. La novità ultima di questa stazione è che abbiamo dotato le cisterne di delle canule che in modo costante aspirano qualsiasi impurità e qualsiasi sedimento e acqua residua, che è poi quello che vogliono i clienti, perché noi, insomma, l'evoluzione ambientale ci porta a inserire un biodiesel e comunque un componente biologico che sporca il prodotto con grossi rischi per i nostri iniettori. Quindi ogni, a mio avviso, società sviluppata deve comunque garantire la qualità. Noi lo facciamo in questo modo, rendendo davvero un prodotto molto buono. Quindi grande attenzione alla qualità e anche all'ambiente. Esattamente, infatti non a caso noi ci troviamo qua in un piazzale dove eroghiamo gasolio, benzina e GPL, ma di fianco qui abbiamo inaugurato una stazione di ricarica elettrica davvero di altissima qualità. Per quelli addetti ai lavori sto parlando di colonnine di 66 kW capaci di rifornire una macchina di alto livello anche in 40 minuti, cosa che prima accadeva, per dare un'ipotesi, in 6 ore, 7 ore. Quindi solo ad esempio abbiamo un camioncino che impiegava 8 ore, in 8 minuti ha fatto il pieno. E questa è l'evoluzione, questa è la dichiarazione di sensibilità all'ambiente in modo molto concreto che intendiamo sviluppare d'ora in poi nelle nostre stazioni di carburanti future. Prossimamente la nostra pianificazione va avanti, quindi sono previste delle aperture con le colonnine elettriche in maggior parte dei nostri punti vendita. Sto pensando alle nuove aperture di Bustassizio, di Parabiago, di Brescia e così via. Sto pensando anche alle nuove stazioni che andremo ad aprire prossimamente nei prossimi anni. L'intenzione è di aprirne una all'anno e integrando le colonnine elettriche nelle stazioni carburanti esistenti.